Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale Gameplays 1973 Channel, un saluto dal vostro amico Salvo. In questa videoclip molti voi mi avete scritto se avevo visto lo showcase di PlayStation 5, cioè ieri sera 24 maggio ore 10. Sì ragazzi, l'ho visto e devo dire la verità che è stata una vera delusione. Su un'ora di live, onestamente, gli unici giochi che mi hanno colpito sono stati tre giochi. Il resto, delusione a pacchi. I giochi che mi hanno colpito è quel gioco simile a Sekiro, che adesso non mi ricordo il nome. Poi c'era quell'altro gioco, Alan Wake, mi pare, il 2. È un altro gioco, era una specie di MMO avventura. Non ricordo i titoli adesso, ragazzi, scusatemi. Però onestamente io mi aspettavo molto, mi aspettavo, perché molti titoli non sono stati annunciati. Forse verranno annunciati all'altro evento di giugno, l'8 giugno, c'è un altro showcase, però non di PlayStation, dove verranno fatti vedere altri titoli, di cui ci sarà Mortal Kombat l'1. Faranno vedere il gameplay e altri titoli ho saputo. Però la cosa che mi ha fatto più rabbia è che non hanno fatto vedere i capisaldi, ragazzi. Per esempio, perché io so, e lo sapete anche voi, basta fare una ricerca su internet, che c'erano i titoli, due titoli di Blue Point, che non sono stati neanche annunciati, cioè neanche fatti vedere. La voce di Bloodborne tuttora gira, però non l'hanno fatta vedere. La notizia è confermata che c'è un remake o un remastered e c'è anche il porting su PC. Quella è confermata, ma non l'hanno fatta vedere. Quindi, che dire, lo showcase di ieri sera, tanta tanta delusione. Almeno per me, io parlo per me stesso. Io non mi sono divertito affatto. È stata una noia mortale vedere su un'ora di live solo tre giochi mi hanno colpito, il resto poco delusione a pacchi. Quindi per me ha fatto flop Sony. Poi vorrei leggere i vostri commenti, cosa ne pensate voi. Quindi scrivete sotto nei commenti e io come sempre risponderò a tutti voi. Ok ragazzi, pubblico questa videoclip, mi raccomando un bel like, un commento e ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti.